Quando si pronuncia la parola globalizzazione, gli animi si scaldano subito. È mezz'ora che me la mena solo sui rischi, sulle diossine, sugli ormoni, ma andiamola! Queste sono le cose che interessano le persone. Ma certo! È la nostra salute, se mi permette. Ma anche la mia, sa, cosa crede, certo, che io sia insensibile? Allora. Ma scusi! L'Unione Europea ha decretato che la carne americana trattata con ormoni artificiali, al contrario della nostra, è pericolosa per la nostra salute e dunque ha deciso di non importarla. Una precauzione che però ci costa molto cara, 340 miliardi all'anno di sanzioni americane contro di noi. Una ritorsione decisa all'Organizzazione Mondiale del Commercio nel nome delle regole della globalizzazione. Questo è il tartufo, uno dei nostri prodotti più pregiati. Lo esportavamo negli Stati Uniti in grandi quantità e questo creava reddito per aziende e raccoglitori italiani. Ma dall'anno scorso l'America ha tassato il tartufo del 100%, sbarrandogli la strada. Chi l'ha deciso? L'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel nome della globalizzazione. L'Europa, per proteggere la salute dei nostri bambini, ha detto di no all'importazione di giocattoli come questi, che contengono un ammorbidente tossico. Ma anche questa precauzione è oggi nel mirino dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e dei suoi accordi di globalizzazione. Buonasera. Il mercato globale, ci viene ampiamente spiegato tutti i giorni, porta vantaggi economici a tutti. La capanna africana può essere collegata via cellulare al resto del mondo e la piccola azienda può vendere il suo prodotto in qualunque parte del globo. Quello che è meno noto invece sono i pericoli, chi stabilisce le regole e in funzione di quali interessi. L'inchiesta di questa sera, frutto di un lungo e scrupoloso lavoro di ricerca del nostro Paolo Barnard, indaga sui retroscena del mercato globale e vi mostrerà, attraverso documenti riservati, come funzionano quei grandi accordi che stanno cambiando la nostra vita. L'Organizzazione Mondiale del Commercio, più nota come WTO, è dunque il grande motore della globalizzazione. Ma che cosa significa esattamente globalizzarsi? L'ho chiesto alla professoressa Susan George, considerata oggi il critico più autorevole del sistema globalizzato. Trade globalization. La globalizzazione dei mercati nasce nella sua forma più spinta 6 anni fa, quando 135 nazioni sancirono la nascita dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, con i suoi potentissimi accordi. Il problema è che praticamente tutto ciò che compone la nostra esistenza viene trasformato in merce di scambio, dall'istruzione alla sanità, dalla cultura ai servizi bancari, dalle pensioni ai diritti fondamentali dei lavoratori, e poi la gestione degli asili, l'alimentazione umana, quella animale. In sintesi, siamo come in vendita, sugli scaffali del supermercato globale. Il WTO, e cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha sede a Ginevra e rappresenta 135 governi, incluso quello italiano. In teoria, al timone del WTO ci dovrebbero essere i ministri del commercio dei vari paesi, ma nella realtà l'Italia e tutti gli stati d'Europa sono rappresentati al WTO dalla Commissione Europea di Romano Prodi, che siede per tutti noi al tavolo delle trattative. Da questo tavolo sono usciti gli accordi sul commercio planetario, ed è precisamente contro questi accordi che è esplosa la protesta a Seattle. L'accusa è che si tratti di regole dotate di poteri enormi, spesso superiori a qualunque legge degli stati nazionali. Voi del WTO come avete fatto a diventare così impopolari? È straordinario, vero? Ma si tratta di un destino che abbiamo in comune con molte altre organizzazioni internazionali. La Commissione Europea è impopolare, il Fondo Monetario lo è anche più di noi, e così la Banca Mondiale. Vede, la gente si sente lontana da questi grandi palazzi di Ginevra o di Bruxelles. Le persone comuni non capiscono né chi siamo né quali saranno gli effetti sulla loro vita degli accordi che qui nascono. Ma vi posso garantire che ogni singolo accordo è passato al vaglio dei vostri governi.
E allora vediamo questi accordi di globalizzazione. Hanno nomi difficili per noi: accordo sanitario e fitosanitario, barriere tecniche al commercio, diritti di proprietà intellettuale e via discorrendo. In tutto formano 27.000 pagine di regole e codici che hanno un potere pari al loro incredibile volume. Per capire meglio, facciamo un esempio. Alla fine degli anni Ottanta l'Unione Europea decise di vietare l'uso degli ormoni nell'allevamento dei manzi da carne e soprattutto proibì le importazioni di carne agli ormoni dagli Stati Uniti d'America. I nostri scienziati la ritenevano pericolosa per la salute umana. Perché? Ecco perché. Luca Giove, cosa ti è successo? All'età di circa 12 anni mi si era gonfiata l'areola del capezzolo mammario sinistro. Ecco, questo a cos'era dovuto, secondo quello che sai? Questo è probabilmente imputabile al fatto che ho mangiato della carne estrogenata. Qui in questa scuola? Sì, nelle mense di questa scuola. Luca Giove, suo malgrado, ha un posto nella storia delle guerre commerciali, poiché la battaglia dell'Europa contro la carne agli ormoni americana inizia proprio dal suo caso, accaduto nel 1981 in questa scuola media di Milano. Il gonfiore del suo capezzolo richiese un intervento chirurgico e i sintomi di crescita anormali di altri piccoli alunni scatenarono l'allarme negli scienziati europei, fra cui l'italiano Giuseppe Chiumello. I sospetti caddero subito sulla carne agli ormoni, che allora circolava liberamente. Tu hai avuto dei problemi di salute nella tua vita adulta che tu puoi ricondurre a questa vicenda? Ma diciamo che ho dei problemi a livello spermatico, nel senso ho il numero degli spermatozoi sotto la media, così anche la motilità. Diciamo che ho avuto anche problemi di varicocele, ho anche problemi a livello venoso e spero che la mia vicenda possa servire a qualcosa di positivo. Quindi, dalla fine degli anni Ottanta, l'Unione Europea, per tutelare la salute dei suoi cittadini, decise di vietare l'importazione delle carni agli ormoni, ma negli Stati Uniti questa decisione non fu affatto gradita. Nel 1996 il governo di Washington, brandendo uno dei potenti accordi di globalizzazione, trascinò l'Europa davanti ai giudici dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel farlo, l'amministrazione Clinton aveva ceduto alle pressioni della più potente lobby di allevatori di bestiame statunitense, la National Cattlemen Association, come dimostra questo documento, dove si legge: al signor Bob Drake della National Cattlemen Association. Come lei ci ha espressamente richiesto, abbiamo iniziato una procedura presso il Tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio contro il divieto europeo di importare la nostra carne. Il documento è firmato dall'allora ministro americano per il commercio, Michael Cantor. La procedura si concluderà con la condanna dell'Europa, una condanna inappellabile ottenuta grazie proprio a uno di quei potentissimi accordi del WTO di cui parlavo prima. L'Europa tuttavia non si è piegata e ha continuato a tenere la carne agli ormoni fuori dai suoi mercati. Il WTO è allora tornato alla carica e nel luglio del 99 i suoi giudici ci hanno condannati ancora. Condannati a pagare un prezzo altissimo, 340 miliardi all'anno sotto forma di sanzioni commerciali americane. È in questa semplice stanza che i tre giudici dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si riuniscono per prendere le loro decisioni ed è qui che fu deciso che l'Europa poteva essere multata dagli Stati Uniti d'America per il suo rifiuto di importare la carne agli ormoni che noi europei riteniamo pericolosa per la salute. Le sanzioni americane autorizzate dal WTO hanno colpito le esportazioni europee più pregiate e fra le vittime italiane si contano i pomodori pelati, i succhi di frutta, il pane e soprattutto il tartufo.
Il titolare di questa azienda specializzata in tartufi aveva trovato un grande sbocco di mercato in America, come dimostrano queste riprese fatte dalla CNN. Oggi il sogno è svanito e la sua azienda ha persino vacillato per un attimo. Mi dica sinceramente, lei prima di questa vicenda aveva mai sentito parlare di Uruguay Round oppure di Organizzazione Mondiale del Commercio? Ammetta la mia ignoranza, io ne prendo nota soltanto adesso, insomma. E francamente non so queste persone chi siano, non so chi siano questi signori. Ma lei come spiegherebbe a un produttore italiano di tartufi o di pomodori in scatola che è giusto che oggi il loro mercato estero, costruito in anni di fatiche, sia polverizzato da una vostra sentenza? Lo so, è difficile, non c'è dubbio. Ammetto che se parlassi con uno di questi lavoratori, non riuscirei a fargli capire la logica di questi accordi sovranazionali. È difficile. Ed è un problema che non avete solo voi in Italia. Io posso offrire a costoro tutta la mia comprensione, ma le regole sono queste. Abbiamo visto che l'Organizzazione Mondiale del Commercio è in grado di esercitare un enorme potere. E allora c'è una domanda che sorge spontanea. I nostri politici, quando nel 1994 aderirono a tutti gli accordi del WTO, erano consapevoli di quello che stavano accettando. L'onorevole Domenico Gallo era senatore proprio in quel periodo e grande esperto della questione, e a lui giro la domanda. Certamente non c'è stato un dibattito politico pubblico, né un dibattito politico riservato. Naturalmente nella sede parlamentare, discutendo del trattato, si è un po' posto il problema politico, però anche su questo la sensibilità è stata scarsissima, perché è stato vissuto come un passaggio in un certo senso obbligato e scontato, come una specie di festa della globalizzazione, la quale non c'era niente da dire perché andava tutto per il meglio. Fra i politici italiani, quando si parla di WTO, svetta il nome di Piero Fassino, che fino a poche settimane fa era ministro per il commercio con l'estero, era cioè il nostro maggiore esperto istituzionale di globalizzazione. Gli ho sottoposto alcune domande sui punti dolenti che abbiamo appena visto e su altri che vedremo in questa inchiesta, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi. No, il suo compito non è né esaltare né vedere solo i lati negativi, è dare una rappresentazione all'opinione pubblica dei rischi e delle opportunità. In questa intervista lei enfatizza i rischi, io cerco di spiegare che ci sono anche delle opportunità. Benissimo, e quindi possiamo assolvere questi due compiti. Difatti. Vediamo però come ci siamo trovati a dover importare il doppio della diossina nelle nostre carni e delle multe di centinaia di miliardi per il nostro rifiuto di importare carne ed ormoni che noi riteniamo pericolosa per la salute. Questa è la globalizzazione. Ma lei sa, che le carni e gli ormoni in Europa non entrano proprio perché l'Unione Europea ha bloccato le importazioni? Questo dovrebbe saperlo. Lo so, e abbiamo centinaia di miliardi di sanzioni da parte degli Stati Uniti d'America. C'è una guerra commerciale, ma questo non c'entra il WTO. Ministro, è dal WTO che ha sancito che l'Europa può essere multata con centinaia di miliardi all'anno per il suo rifiuto di proteggere, di importare. Comunque, facciamo così. E di proteggere i cittadini. Ministro, mi permette, lei mi ha chiesto un'intervista, sono io titolare dell'intervista, io non voglio concedere questa intervista, perché è tutto sbagliato il procedimento, l'approccio, tutto, cioè è del tutto folle, e io non mi presto a questo gioco. Comunque io non ritengo, le prego di darmi la cassetta, non ritengo di dover concedere questa intervista, se la faccia dare a qualcun altro. Come abbiamo detto, noi cittadini d'Europa abbiamo delegato la Commissione Europea a trattare per noi al tavolo della globalizzazione, ma Susan George su questo ha qualcosa da dire. La Commissione Europea è un organo politico che dovrebbe fare gli interessi di tutti i cittadini quando siede al tavolo del WTO. E invece, da anni, la Commissione è al servizio delle multinazionali e delle lobby che le rappresentano. Questo è grave ed è anche il motivo per cui gli accordi che vengono firmati al WTO sono così di parte. Io parlo di una realtà dimostrata. A lei il compito di indagare.